Bologna, 3 settembre 2023 sole. Tempo stabili e temperature più alte della media stagionale anche per la prossima settimana in Emilia-Romagna. Dopo la fase momentanea del maltempo, l'estate è tornata nella nostra regione. Con l'arrivo dell'anticiclone di Bacchus, l'inizio settembre è quindi caratterizzato da un'ondata calore. Anche se sulla costa, metà settimana, ci sarà centro a bassa pressione che porterà un calo temporaneo temperature. Mentre tra giorno tramone martedì raffiche vento forte sferreranno la costa e gli Appennini. Ondata di calore e tempo stabile per dettare le previsioni meteorologiche in Emilia-Romagna la prossima settimana è Roberto Nanni, tecnico meteorologo AMPRO. Quello che si profila come una lunga fase di tempo stabile, anche contrassegnata da temperature superiori alla media stagionale, con un'anomalia più significativa in particolare nelle regioni settentrionali con picchi, in alcuni casi, anche maggiore di 3.335 gradi. Tuttavia, i nostri settori costieri saranno influenzati dalla presenza di un centro bassa pressione. Ho l'altitudine associata all'aria fresca dai Balcani, che, prima di scendere sud, influenzerà i nostri settori adriatici tra 5 e 6 settembre che riesce a scatenare correnti relativamente più fresche associato una caduta termica temporanea. Nello stesso tempo, noteremo il transito di alcune più nuvole o in ogni caso degli spessioni stratificate temporanee, che condizionano il buon sole ma che non causerà le piogge, sulla base delle previsioni disponibili. Pertanto, ci aspettiamo un rinforzo della ventilazione tra lunedì e martedì con intensità tra il moderato e il forte lungo le aree della costa alla cresta Appennine non ci sono raffiche di intensità socialmente superiori, ma tutto in tutte le confusioni di Nanni. Anche se vengono ripetuti fenomeni particolarmente significativi, la ventilazione sarà sufficiente per scuotere il mare fino a quando non lo sposta. Vento forte sulla costa e negli Appennini nessun avviso meteorologico per lunedì 4 settembre. Ma anche secondo gli esperti di ARPAE forti venti dal nord-est non sono esclusi con possibili rinforzi temporanei o raffiche di maggiore intensità sul Rigiore nel centrale e sulla Appennina costa. Secondo le previsioni dell'ARPAE di lunedì 4 settembre, ci saranno velati al mattino con cielo chiaro dal pomeriggio. Da sera, nuvole in transito sui settori Emilian. Temperature di minima in un leggero aumento locale su valori tra 20 e 24 gradi. Massimi in leggera flessione con valori tra 26 gradi della costa e 30 gradi dell'entroterra. Venti orientali di deboli, con rinforzi sui settori costieri costiere e centrali. Martedì 5 settembre invece. Martedì 5 settembre. Ci sarà nuvolosità irregolare al mattino nei settori emiliani con una tendenza pacifica ovunque dal pomeriggio. Temperature stazionarie di minimum tra 21 e 23 gradi. Massimi in leggera flessione con valori tra 25 gradi della costa e 2628 gradi dell'entroterra. Venti da punto da est nord-est. Con rinforzi sui